Nel corso degli ultimi mesi gli italiani, oltre che con la pandemia, la paura e la crisi economico-sanitaria, hanno dovuto fare i conti anche con l'interpretazione e la comprensione dei DPCM. I decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, Giuseppe Conte, si sono succeduti più volte, spesso modificando radicalmente le norme anticontagio. E così non sono mancate polemiche e ironie su questi strumenti legislativi. L'ultimo DPCM ha introdotto disposizioni che sono in vigore dal 16 gennaio al 5 marzo in tutta e così i cittadini sono di nuovo alle prese con l'applicazione delle nuove norme. Per facilitare la comprensione di quello che si può e non si può fare, il governo ha pubblicato un aggiornamento delle FAQ, Frequently Asked Questions, ovvero le domande più frequenti, NDR. Ad esempio, nella zona rossa si può viaggiare in auto insieme a persone non conviventi. Le condizioni per viaggiare in auto con persone non conviventi sono che davanti ci sia solo il guidatore e che per ciascuna fila di sedili ci siano soltanto due passeggeri. Per svolgere attività fisica, invece, è possibile spostarsi in un altro comune, ovviamente solo nel caso in cui l'attività lo richieda, come ad esempio andare in bicicletta. Lo spostamento da zona rossa a quelle arancioni o gialle è consentito per comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità, per esempio l'acquisto di beni necessari, o motivi di salute, ma anche se strettamente necessario ad assicurare lo svolgimento della didattica in presenza, se prevista. Leggi anche punto abbiamo già scelto il nome della bambina. Si sbottona e regala una chicca ai suoi fan nel caso in cui una persona sia impossibilitata a spostarsi, può essere accompagnata da una familiare, preferibilmente convivente. Gli spostamenti per motivi di lavoro devono essere comprovati da cartellini o lettere del datore di lavoro, oltre che dall'autocertificazione. Consentito il dog sitting, equiparato alla collaborazione domestica. In zona rossa è consentita l'attività sportiva dalle 5 alle 22, in forma individuale, all'aperto e rispettando la distanza di 2 metri tra persone. L'attività motoria è consentita nei pressi della propria abitazione e con la mascherina, ok l'accesso ai parchi, sempre nel rispetto delle distanze di sicurezza. L'attività venatoria o la pesca dilettantistica o sportiva sono consentite ovunque all'interno dell'area gialla, consentite in zona arancione solo nell'ambito del proprio comune e vietate in zona rossa. Continua ad essere concesso raggiungere le seconde case, indipendentemente dalla zona di competenza, e anche uscire dal proprio comune per andare a vedere degli immobili da acquistare o prendere in affitto.